Allora, sono in palestra, non so se mi sentite perché ho comprato questo nuovo microfonino e spero funzioni sinceramente. Vedete, mi sono messa in questa saletta perché mi vergogno un bordello a fare queste cose, però volevo portare qualcosa di diverso sul canale, quindi eccomi qua che parlo a un microfonino. Oggi è l'ultimo giorno della prima settimana del nuovo programma e questo programma sarà il programma che mi porterà la mia prima gara, che sarà il 14, 15, 16 aprile. Teoricamente dagli orari provvisori io sono il 15, che sarebbe sabato, e spero di essere il 15 perché il 14 ho un esame che vorrei dare sinceramente, quindi cioè se dovesse essere lo stesso giorno poter dare l'esame sarebbe, cioè, un problema, ovviamente lo posso dare, però ecco, prima me le tolgo meglio, eh. Ieri ho fatto stacco, oggi ho singole di squat e di panca. Questa settimana è molto leggera appunto per via dell'infortunio che mi sono fatta, perché non lo sapessi, mi ho fatto un piccolo stiramento qua dietro e non so per dirvi il muscolo perché non sono andata a farmi vedere. Semplicemente ho preso 2 settimane di pausa, nel senso che mi sono allenata ma con carichi molto bassi e ho riguardato un po' la tecnica e queste cose qua. Non potete capire quanto io mi stia vergognando in questo momento. Però adesso niente, adesso faccio stretching, poi mi metterò queste scarpe, che sono scarpe col tacco fatte apposta per fare gli squat, e non a tutti servono, quindi cioè se voi fate squat non è detto che vi servono queste scarpe, dipende molto dalla vostra mobilità, dalla vostra fisionomia, ecco, a me servono, quindi le metterò. Farò un po' di avvicinamento, però le singole teoricamente 92,5, però non so se riuscirò a farli perché col fatto che sono stata ferma ho perso un sacco di carichi anche in squat, quindi proverò a fare le singole a 92,5, però non è detto, e al massimo le faccio a 90. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Come snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke, he's so mad, but he won't give up. That is, he knows he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go back to this moment and hope it don't do better. Put yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better put yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash. Fast when it comes to the gas. By no means average. On when she's got the habit. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in, can I get down? So I like the way you work it. I got to bag it up. I like the way you work it. Sono a casa, come potete vedere, è tipo mezzogiorno e l'una meno 10, mi sono anche docciata, ho fatto tutto, ho finito l'allenamento, ovviamente non ho fatto solo squat e panca, ma ho fatto anche, cos'è che ho fatto? Ho fatto military, french press e un altro esercizio che non mi ricordo perché ho la memoria molto breve.
E quindi adesso non faccio l'aspetto di mangiare, l'aspetto di mangiare con i miei, dato che sabato mangio tutti insieme. Ero per 1:30, mangeremo, cioè non tanto. Scusate per gli occhi, ma appunto ho fatto la doccia e mi è entrata l'acqua. Come avete visto abbiamo pranzato, adesso io sto uscendo che prossima settimana si laurea mia sorella in medicina. E quindi devo andare a trovare, a cercare qualcosa da mettermi, andrò con mia mamma. Che bello che si laurea! Finalmente direi, dopo 5 anni. E quindi adesso andiamo, vi porto con me, mi sono vestita così. Perché fa caldo mortale. Quindi, let's go. Comunque sono tornata a casa e ho trovato tutto e sono molto contenta in realtà. E, cioè non ho preso niente di troppo sfarzoso, anche perché non è la mia laurea con la mia sorella, quindi cioè devo essere più sobria. E niente, adesso sono le 8:50 tipo. E alle 8:51 dovrebbe arrivare la pizza teoricamente, ma io alle 9:15 devo essere in un posto. Saluta. Sì. Eccomi. Vai, peccari. Questa panna ci doveva essere. A me non piace la panna. Vai. Prendiamo la panna e mangiamo. Comunque niente amici, sono tornata a casa, è tardissimo. E basta, alla fine abbiamo mangiato questo mega robo e abbiamo tutta la panna perché a entrambe non ci piaceva per niente. E basta, alla fine sì, ho mangiato la pizza, ho mangiato quello, quindi mi avete visto un po' così, ma ci si gode la vita. E io niente, spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso, ho provato a portare un po' l'allenamento, ma nei limiti. E niente, se così lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un